processo di creazione della realtà implica l'utilizzo di entrambi gli emisferi del nostro cervello. L'emisfero sinistro è legato alla razionalità, alla praticità, alla capacità organizzativa, quello destro è connesso all'immaginazione, alla fantasia, alla creatività. Ben poco c'è da dire per coloro che si trovano a vivere passivamente sentendosi travolgere dagli eventi, o che beatamente si sentono tranquilli quando c'è cibo e la partita di calcio. Anthony De Mello aveva descritto questa situazione di inconsapevolezza con una frase molto bella: la vita è quel qualcosa che ti accade mentre sei impegnato a fare qualcos'altro. Questo descrive bene la situazione di inconsapevolezza in cui spesso ci ritroviamo. Ma per chi si sente responsabile nel creare la propria realtà, serve essere coscienti che abbiamo bisogno di utilizzare entrambi gli emisferi del cervello. Questo, implicitamente, indica una capacità di uscire dagli schemi della dualità tipici di questa nuova era. Questa nuova situazione in cui noi stiamo vivendo ci costringe a utilizzare anche l'emisfero più creativo, a trovare soluzioni creative nella nostra realtà. Abbiamo vissuto in un'epoca in cui c'era un concetto di giusto o sbagliato, di buono o cattivo, un'epoca in cui c'è stata una forte dualità. Ora serve andare oltre, andare verso l'unità, che implica l'utilizzo completo dei nostri emisferi cerebrali e quindi di tutte le nostre potenzialità. Servono alcune riflessioni a questo proposito. La prima riflessione riguarda il fatto che i due emisferi sono legati a delle caratteristiche che sono in ognuno, indipendentemente dal sesso maschile o femminile. Il nostro lato sinistro è più collegato al nostro lato destro del corpo, quindi alla nostra capacità organizzativa, razionale, quindi più maschile. Il nostro emisfero destro è più legato alle caratteristiche femminili, quindi serve integrare in questa fase tutto ciò che abbiamo a disposizione, accedere anche a ciò a cui non siamo prettamente abituati. Proseguiamo nelle riflessioni pensando che queste nostre risorse sono in ognuno di noi, uomini e donne, ma nel contesto sociale che abbiamo vissuto c'è stata una predilezione per le capacità pratiche, organizzative e razionali, lasciando invece molto trascurate le capacità creative. Abbiamo vissuto in una società di tipo patriarcale, ma in quella società quelle regole andavano bene. Ora serve cambiare le regole. Facciamo una riflessione quindi. Prima di questa società patriarcale cosa c'era? C'era un matriarcato in cui le donne non mandavano i loro figli in guerra, quindi c'era un'assoluta pace, e una situazione in cui c'era equità di distribuzione delle risorse, perché a nessuno mancava nulla. Quale delle due strade è utile in questa fase? Un'unione delle due, un'unione della razionalità e della disponibilità, dell'accoglienza, ma non incondizionata. Serve creare un'unità, come nel cervello c'è quel corpo calloso che unisce le funzioni dei due emisferi, e nel cervello ci sono delle sinapsi che accrescono mediante le esperienze. Quindi abbiamo bisogno di fare esperienze. Quello che reclamava probabilmente la nostra esistenza era quello di nuove esperienze per andare oltre uno schema che era praticamente impostato in modo rigido, schematico, in cui stavamo bene. Abbiamo bisogno quindi di accedere maggiormente all'emisfero destro del cervello, quello più legato alla femminilità, alla creatività, e se vogliamo generare qualcosa di nuovo è lì che dobbiamo accedere. Vediamo un'altra considerazione. Ho usato la parola responsabilità prima. Etimologicamente deriva da responsibility, ovvero abilità a dare delle risposte. In questa epoca in cui tanto si parla di sostenibilità, anche per molte situazioni, anche a sproposito, sarebbe meglio focalizzare l'attenzione alla parola responsabilità, che è in sé tutto ciò che serve per creare le nuove realtà. Anche su questo tema torneremo con un altro video.
Se ci volete contattare, trovate nell'info box sotto il video il nostro indirizzo mail associazionerisveglio@gmail.com.